Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati, ben ritrovati. Eh, siamo qui all'Open Science Café eh, di questo mese, parleremo di Open, eh, European Research Council e Open Science. Io sono Gina Pavone e sono qui con Anna Pelagotti e Emma Lazzeri. Eh, allora, oggi io qui faccio un po' gli onori di casa, per così dire. Eh, quindi un, introduco eh, brevemente la chiacchierata di oggi, quindi mentre le persone si collegano, si fanno il caffè, si mettono a loro agio per ascoltare eh, e per partecipare eh, alla chiacchierata di oggi. Eh, allora, comincio con il mostrare eh, le slide che ho preparato per l'introduzione. Eccole, perfetto. Allora... Eh, due parole su di me. Io eh, ho un assegno di ricerca all'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione eh, del CNR di Pisa e mi occupo di Open Science e Open Access. Su queste tematiche faccio anche eh, supporto come National Open Access Desk di Open Air e formazione. Eh, nell'ambito delle attività del Competence Center di ICDI. Um, L'appuntamento dell'Open Science, um, molti probabilmente lo conoscono per chi eh, insomma, non è mai passato da queste parti, è un appuntamento periodico solitamente uh, mensile per parlare e discutere uh, di quello che si muove diciamo così all'interno del vasto mondo uh, dell'Open Science quindi Open Science o una delle sue componenti o uh, attività affini. Eh, è pensato e dedicato alla comunità italiana, eh, staremo insieme, insomma, per un'oretta e eh, si rivolge a ricercatori, ma anche in generale a tutte le persone a vario titolo coinvolte eh, o affini al lavoro scientifico, quindi eh, personale di supporto, eh, eccetera e in generale eh, si rivolge anche a tutti eh, i cittadini, a tutte le persone che possono essere interessate a questa nuova modalità, a questa modalità insomma, di eh, svolgere il lavoro scientifico improntato appunto alla co collaborazione, all'apertura, apertura, apertura eh, non solo eh, diciamo, a livello di contenuti e tra pari, ma eh, si vuole anche verso l'esterno, appunto verso eh, la società. Uh, I temi possono essere dei più vari, qui ci sono alcuni di quelli che sono stati affrontati finora e quindi abbiamo visto per esempio la uh, piattaforma di uh, pubblicazione Open Research Europe, abbiamo parlato um, un paio di volte di valutazione della ricerca, poi stato, insomma, ci sono stati degli approfondimenti su Horizon Europe, sono stati fatti degli approfondimenti um, sugli aspetti legali dei dati della ricerca, copyright, eccetera, il data management plan, e, eccetera. Eh, il prossimo appuntamento è fissato per il 5 maggio eh, e si parlerà di un'iniziativa che si chiama Software Heritage e ovviamente il suo portato, l'aspetto la eh, di interesse eh, per l'open science. Eh, segnatevi la data perché secondo me è un appuntamento importante. Eh, per tenere sott'occhio diciamo le attività dell'open science café si può eh, andare sul sito di ACDI eh, alla sezione eh, dedicata proprio all'open science. Science caffè, qui c'è il link. Allora il Competence Center di ICDI che mh, Uh, a cui accennavo poco fa, ha ehm, diciamo, la mission eh, di creare una rete di esperti, di iniziative eh, e di, di, di centri di infrastrutture, eh, quindi di varia natura, eh, per, eh, a disposizione della comunità nazionale per supportare l'open science, eh, i principi FAIR nella gestione dei dati e per coordinare così, eh, diciamo, la partecipazione italiana al eh, European Open Science Cloud. Attualmente la task force è composta da una cinquantina. Di, di persone, di esperti di vari campi provenienti da varie istituzioni, varie expertise, eccetera. L'intenzione, appunto, è quella di offrire eh, supporto, formazione, competenze, e, ma anche eh, far mettere, insomma, in circolazione idee, buone pratiche, strumenti e servizi in generale. Eh, una delle attività che viene, mh, Uh, diciamo, sviluppata in seno al uh, Competence Center è eh, il portale dedicato all'open science, openscience.it. Eh, qui vi ho messo l'indirizzo a cui potete trovarlo e, e vi, vi invito se vi interessano le tematiche ovviamente da, a tenerlo insomma, a portata di mano e c'è anche, anche il riferimento Twitter. L'intenzione anche qui è di mettere a disposizione materiale eh, insomma, di varia natura. Da uh, contenuti uh, di, di base, eh, uh, concetti più semplici e introduttivi, fino a risorse mh, più uh, del tipo come fare per, eccetera, dedicate ovviamente all'Open Science al Research Data Management. Eh, C'è anche un catalogo delle risorse e i vari contenuti sono declinati per punto di, per punto di vista. Uh, quindi ci sono quattro punti di vista, e mh, diciamo uh, i, i vari uh, aspetti, le varie tematiche, tutto quello che può essere trattato, si cerca. Eh, di declinarlo eh, a seconda del, di un punto di vista specifico. Eh, L'Open Science Cafe di oggi, come accennavo all'inizio, è dedicato eh, all'European Research Council, che è una eh, delle principali agenzie insomma, che finanziano la ricerca. E fa parte insomma è un ente che da sempre che conosciamo come sinonimo di qualità della ricerca ha un approccio molto aperto anche per quanto riguarda le tematiche che va a supportare e finanziare non avendo limiti insomma ai temi e alle discipline che possono applicare, ha eh, un'attenzione dedicata all'open science che oggi andremo a eh, indagare insieme appunto a Anna che è qui eh, con noi, che andremo a guardare un pochino più da vicino. Mm. Eh, Anna Pelagotti è laureata in Ingegneria Elettronica eh, attualmente lavora presso l'IRC eh, Executive Agency che è appunto l'agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della Ricerca nell'unità eh, di supporto al Consiglio Scientifico e quindi ehm, concentra il suo lavoro sulle attività eh, di innovazione eh, eh, legate alla scienza aperta eh, Emma Lazzari lavora per il Consorzio GAR e si occupa di definire strategie, strumenti, attività Insomma, fare formazione e informazione, informazione sui eh, vari temi dell'open science è. Eh, importante le regole per interagire con noi. Eh, potete scriverci eh, dei commenti, delle domande attraverso la piattaforma con cui state seguendo eh, la diretta e ovviamente se la state seguendo attraver attraverso un social network compare con il nome del dell'account con cui state seguendo oppure potete mandare dei messaggi, dei delle domande eh, andando su menti.com e digitando il codice 8678694 oppure inquadrate il QR code e ci andate direttamente in questo caso il messaggio lo potete eh, postare anonimamente oppure a meno che insomma, non ci vogliate scrivere um, eh, esplicitamente il vostro nome Va bene, allora la, la parte introduttiva è finita quindi tornerei a parlare con Emma e Anna. E benvenute, benvenuta Anna in particolare. E allora, io riprenderei il filo, eh, come si è soliti fare, insomma, quello Pensati in Scafè, dal, dall'ultima dall'ultimo caffè in cui si parlava di valutazione della ricerca ora eh, ERC eh, fa parte, ha un rappresentante diciamo così nel core group eh, che ehm, supporta la stesura eh, di questo accordo per la riforma della valutazione. Eh, e quindi ti volevo chiedere, insomma, di questa iniziativa, di eh, quali sono diciamo, i legami tra questa partecipazione e le politiche eh, che l'IRC mette in campo per sostenere eh, l'open science. Grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui, anche se appunto io sono probabilmente meno esperta di voi. Ho pensato che me ne occupo soltanto da circa un anno, poco più, e appunto mi occupo della parte diciamo così, di policy, cioè di cercare di, di, di vedere in che, che direzione andare, come supportare, se supportare, eccetera. Per, diciamo, di suppo supportiamo il consiglio scientifico dell'IRC nel prendere queste decisioni, ma ovviamente non siamo noi a prenderle. Eh, per quanto riguarda il core group e, questo, e questa iniziativa della Commissione Europea di Riforma del Research Assessment: in realtà è, come sapete, una cosa ancora in fieri: l'IRC è soltanto parte del core group, quindi diciamo supporta all'atere il Revisiona i documenti che sono via via sottomessi, e cerca di eh, eventualmente suggerire delle, delle modifiche o delle, de proporre delle cose nuove, ma eh, devo anche dire che in realtà l'ERSI non lo fa <ride> o torto collo, non è in realtà uno dei promotori e tutto sommato è anche molto diciamo eh, più non avrebbe forse preso questa iniziativa e ancora, cioè un, ancora ha, ha diciamo, un ruolo molto di osservatore mm -hmm. quindi non, eh, non è tra i quelli più propositivi non è tra gli enti che hanno spinto tra una, e... diciamo così l'iniziativa Ora il perché si può andare nel dettaglio anche dopo se volete, non lo so, io appunto avevo preparato questa presentazione certo. un po' generalissima, non so se vogliamo eh, vederlo eh, con questo, cioè, eh, avevo cercato di sistematizzare diciamo un po' questa, questa approccio che c'è e spiegare un po' il certo. contesto e perché ci sono delle, diciamo, il, quali, perché... Si fanno certe cose all'interno delle RC e, e altre no. Però non so no, se, non vi vi... se. Io non so, la presentazione non so quanto lunga deve essere, se è noioso no, mi fermate, mi fate. Certo, non ti allora, Secondo anche... me sarà interessantissima Ma... invece. <ride> Sì, siamo curiosi di sapere, poi insomma è interessante sapere anche appunto, come dicevi tu, quello che si fa con le, le, le motivazioni. Perché, sì. insomma, è bene, Secondo bene. me sono molto importanti, perché come dicevi tu esatto. Anna, ehm, c'è stato un, un momento in cui IRC da fuori sembrava andasse eh, quasi contro alle... Eh, alle politiche open science della commissione c'è stato un attimo di, ehm, eh, di eh, non so sbarrimento nella comunità però eh, io devo dire che conosco Anna da un po' e parlando con lei eh, è chiaro che, che dietro le scelte c'è una, una strategia e va anche inserita in un contesto che è diverso da quello magari dei programmi di Horizon Europe o di quelli che sono stati H2020 finanziati dalla Commissione europea. Quindi eh, secondo me con la presentazione che hai preparato oggi ci leverai eh, sì, molti vera. dubbi, perlomeno si capiranno ecco, i, le motivazioni di alcune scelte che sono state fatte. Certo. Va bene, Anna, io direi che eh, puoi cominciare a presentare. Noi da scaletta dovremmo eh, guardare la tua presentazione per 25-30 minuti. Eh? Ce la Finti... Perfetto. Oh, no. Va, bene. Va bene, allora ti ringrazio e ti lasciamo eh, lo, il campo. Hm? D'accordo, le slide sono purtroppo in inglese perché non ho fatto in tempo diciamo così, a tradurle tutte, in realtà sono slide che in parte sono state presentate anche in altre circostanze, eccetera. Certo, certo, eh, però insomma, immagino tutti conoscono l'inglese, io ci partecipato sopra in italiano sperando di non confondermi troppo. Allora, in realtà io avevo suddiviso, diciamo così, la presentazione in tre parti. C'è una il contesto generalissimo dell'open science. Io sono una convertita recentemente, diciamo, all'open science, e quindi, secondo me, diciamo, per me è stato importante capire un po' il contesto perché si facevano, si facevano queste richieste alla fine. No? Di, di, utilizzare certi strumenti piuttosto che altri. E poi un brevissimo riassunto di quello che è l'open science nel, nel nuovo programma quadro di Horizon Europe, sia per quanto riguarda la parte di proposte, quindi di come vengono valutate le proposte, sia per quanto riguarda la parte successiva del project management e poi quali erano, diciamo, quali sono un po' le specificità dell'ERC. Perché appunto in alcuni casi si sovrappongono a quelle del Horizon Europe, in altri casi no. E, allora, questi, questo contesto mi preme dire che eh, non necessariamente quello che, ve, che, che presenta adesso, è quello che è la, è la visione dell'ERC. Perché appunto, eh, come dicevo prima, l'ERC diciamo, è molto conservatore nel considerare che in effetti questo ci sia la necessità di riformare il sistema di valutazione della ricerca e eh, anche se da sempre diciamo supporta le politiche open access. Però quello che si sente più spesso dire, che in realtà arriva dagli ambienti di ricerca indipendentemente, è che magari non tutti questi aspetti sono presenti, ma sicuramente se ne possono in qualsiasi ambiente, se ne riconosce qualcuno, è che il processo di ricerca è in una transizione, è in cam sta cambiando. la transizione digitale, forse è accelerata dal, dal fatto che c'è la, la trasformazione digitale. Ma comunque cioè, il processo si può dire è meno lineare rispetto a 20-25 anni fa, più multidisciplinare, eh, è più collaborativo e aperto, c'è una varietà di outputs, di prodotti che prima magari è più limitata e c'è un'interazione con la società che è sia necessaria che desiderata. C'è un altro poi aspetto importante è che il volume... Delle, delle proposte di ricerca e degli articoli che vengono sottomessi dalla comunità è cresciuto considerabilmente, e quindi tutte le procedure di valutazione sono in qualche modo sotto pressione. E eh, diciamo, qual è il sistema di valutazione della ricerca attuale? È adeguato a questo nuovo. Processo a queste nuove eh, diciamo sollecitazioni, in questo momento, più che in passato, le pubblicazioni sono centrali, quindi cioè, sono fondamentali. E che cosa vuol dire, però, che le pubblicazioni sono fondamentali? In realtà, eh, spesso è il prestigio della pubblicazione, della, del, della rivista che è fondamentale. Mentre invece attualmente le politiche open science possono in realtà essere penalizzanti rispetto a, appunto, in una valutazione positiva, e eh, in qualche caso le metriche quantitative sono utilizzate come un succedaneo, un proxy per la qualità. Eh, però abbiamo, sappiamo anche che le, le pubblicazioni su rivista prendono tempo. Abbiamo visto, per esempio, durante la pandemia che in realtà questo tempo era troppo e ci sono casi in cui, eh, per esempio, i preprint sono stati fondamentali e nessuno ha aspettato che ci fosse la pubblicazione peer review per, per procedere, insomma, per prendere in considerazione certi risultati. E è anche vero che se uno prende in considerazione soprattutto o soltanto le pubblicazioni, ci sono altri output che sono in realtà considerati fondamentali che non vengono a far parte del processo di valutazione. Ecco, questo è giusto. Allora, qui non è un'opinione dell'IRC, ma è stata pubblicata nella rivista IRC, e qui c'è il link se qualcuno se lo vuole andare a guardare tutto l'articolo, e, che, e questa è l'opinione di Thomas Susi che è un grantiersi, grant che è appunto è molto attivo in questo campo, forse qualcuno di voi l'ha incontrato, lo conosce, e qui è quello che, che diciamo, è un estratto della sua intervista, e dice che appunto nella seconda metà del secolo scorso i risultati della ricerca finanziata con soldi pubblici è diventata la proprietà di multinational, di compagnie, di, 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 insomma di, di eh, dice, eh, companies che, eh, che operano nel business della, delle pubblicazioni scientifiche e queste compagnie, sono, cioè queste, queste ditte sono diventate sempre meno e sempre più eh, quasi monopoliste diciamo così mentre il mio salario è pagato dall'università che è eh, finanziata dai soldi pubblici dei, dei, diciamo dei, dei, appunto da, di tutti e il, sia la, quella dell'università sia il grant ERSI e comunque sono taxpayer money la mia io faccio la ricerca scrivo i risultati in un articolo e poi lo regalo a una ditta che non ha pagato per il mio stipendio né per la mia ricerca e questo, questi risultati, che dovrebbero essere in principio accessibili a tutti perché appunto sono stati finanziati con soldi pubblici, in realtà sono, è cioè sono accessibili solo a una piccola parte della, de, de, insomma, della popolazione e soltanto dietro una sottoscrizione. Sott abbonamenti sono molto costosi. Guarda, perdonate la mia traduzione, ho fatto del mio meglio, ma insomma, chi legge l'inglese lo, lo può vedere ancora meglio. E quindi, diciamo eh, di nuovo quello che si recepisce della comunità è che c'è bisogno di, di un cambiamento. E questo è, è molto chiaro all'interno della Commissione europea, che spinge in questa direzione, vediamo anche dopo come, anche se non è necessariamente eh, il, diciamo così, condiviso dal Consiglio Scientifico dell'IRC. Eh, però diciamo le, le, come si può, cosa cambiare, in realtà si può agire su due livelli, su due ambiti. Uno è cambiare il modo in cui i risultati sono pubblicati e dove ecco, e, e sono valutati e dall'altra parte cambiare il sistema di valutazione e, e quindi che, e, e cambiare diciamo in questo cambiamento includere come viene, vengono valutate le pubblicazioni quindi si ha una specie di circolo virtuoso che dovrebbe contribuire a cambiare tutto il sistema e come si fa? Naturalmente ce ne sono tante, diciamo non sono, non, voi ne conoscete sicuramente meglio di me ne avrete sicuramente approfondito in passato, ci sono tante iniziative che sono state prese nel, negli ultimi nell'ultima decade forse appena un pochino di più e una di queste è Open Science eh, fino adesso la Commissione Europea ha, ha spinto particolarmente su Open Science in che modo introducendo eh, progressivamente degli obblighi delle, delle modalità cioè, sì, degli obblighi nel, per chi è, è, riceve dei grant finanziati dalla Commissione Europea quindi siamo partiti nel FP7 con un pilot su open access to publications e poi in Horizon 2020 ci sono già stati due step in cui l'open access per le publication diventava eh, sempre più stringente sia sulle pubblicazioni che con i dati fino ad arrivare ora a Horizon Europe dove non si scappa le, gli obblighi sono diciamo come si dice embedded quindi è necessario eh, diciamo, non, appunto, sono, gli obblighi sono molto più stringenti. E si diciamo, riflettono sia nella parte di presentazione delle proposte che per quelli che sono i requisiti una volta che uno ha, re, ha avuto il suo progetto finanziato. Per quanto riguarda il, la, diciamo, la parte di proposte e quindi di valutazione delle proposte, in Horizon Europe si concentrano so, eh, soprattutto nella parte di excellence e nella, nella parte di implementation. No? E quindi sicuramente sapete che nella parte di excellence vengono, richie si richiede di descrivere la, la qualità delle, diciamo, delle pratiche o, eh, open science. Per esempio, si suggerisce di fare almeno una pagina per descriverle. Eh, beh, diciamo è una pagina per, eh, che, per il data management plan più o meno insomma per descrivere come si fa e lo stesso anche nel per quanto riguarda le diciamo il criterio di implementation si sì, sì, ci sono delle del, delle richieste specifiche aspetta Ora io non so se andare nei dettagli perché penso che voi lo sappiate meglio di me, se volete poi se ci si può ritornare. Quello che volevo dire è, cioè volevo sottolineare quali sono le differenze che, che invece ci sono nell'ERC. <coughs> In, diciamo in eh, rispetto a quanto è invece quelle sono invece gli obblighi eh, e le richieste, se volete, le buone pratiche che sono richieste per tutto il resto di Horizon Europe. Allora, e, e per fare questo eh, forse bisogna spiegare un attimo dove si inserisce l'ERC all'interno di Horizon Europe. Naturalmente è nel pillar one. Sapete, Horizon Europe si divide in tre pillar: uno è excellent science, l'altro è, è la parte più di industrial competitiveness, e poi c'è l'innovation, no? quindi sono queste tre zampe che ha eh, Horizon Europe. E la prima è quella di ricerca, se vogliamo, pura, quindi senza attenzione all'innovazione, che invece poi si diventa sempre più stringente nelle altre, negli altri pillar. E ehm, insieme naturalmente insieme a, a, alle Marie Curie e alle Infrastructures, qual è la missione dell'IRC? Eh, L'IRC è nato 15 anni fa, c'è stato fatto da poco il compleanno, e la missione è quella di supportare eh, excellence nella ricerca di frontiera attraverso un programma bottom up, quindi qualsiasi tematica può essere presentata e eh, i grant sono dati a un individuo, quindi non a un consorzio, è eh, una competizione, diciamo così, a cui possono accedere tutti gli stati membri e le associ associated countries. Eh, è, è importante sottolineare che appunto ci sono veramente tutti i campi, e, e, e incluso le social sciences and, and, uh, and humanities. Come è gestito l'IRC? Allora, l'IRC è un, eh, diciamo un consiglio, cioè una indipendente, cioè quello che è importante che viene diciamo, difeso col il tra i denti te, dal consiglio scientifico, è che è vero che i membri del, del consiglio scientifico, incluso il presidente, in questo caso la presidente, sono eh, nominati dalla eh, Commissione eh, europea, in particolare dalla DG Ricerca. Ma poi, una volta stabiliti all'interno del Consiglio scientifico, il Consiglio scientifico ha autonomia, è indipendente e eh, quindi ha autonomia sulle strategie per la, il finanziamento del, delle proprie call e per la loro valutazione è supportata in questo naturalmente dall'agenzia di cui faccio parte io, RCA e RC Executive Agency. Qui vedete un pochino com'è la struttura, non è semplicissima, ma insomma c'è la parte di, di consiglio scientifico e poi, e poi naturalmente c'è un board dove invece c'è sia la parte degli scienziati che fanno parte del consiglio scientifico sia i membri della la de gerarchia dell'agenzia e poi ci c'è anche, anche un contatto naturalmente con la Commissione Europea questi sono i membri del Consiglio Scientifico ve li volevo far vedere così perché abbiate un'idea, c'è scritto anche la nazionalità accanto, mi preme sottolineare che praticamente non ci sono italiani, c'è cioè arrivato giusto adesso Giovanni Sartor che ha iniziato qualche mese fa <coughs> questi sono li vedete qui tutti in fila. In rosso sono quelli eh, nuovi, tra cui questo è vedete l'ultimo sulla destra. Non so se vedete il cursore, è Giovanni Sertol, un, l'unico italiano attualmente presente. Quelli in viola sono quelli in scadenza che arriveranno, che a, se stanno arrivando a fine mandato, concluderanno il loro mandato alla fine di quest'anno e quindi dovranno essere sostituiti. Eh, ora vi ho un inciso brevissimo, vedete l'età media non è esattamente bassa e, sì. e questo probabilmente può anche essere un motivo per cui eh, diciamo in qualche modo sono abbastanza conservativi, conservatori sul research assessment. Ora vi dicevo appunto tre dovranno essere sostituiti, in realtà ne dovranno arrivare altri cinque alla fine del, del, del mandato perché... Do, il numero totale è 22, adesso sono soltanto 20 e vedete, che per esempio, quando c'è chi vuole presentarsi, diciamo così, chi viene presentato per, per far parte del nuovo Consiglio Scientifico, vedete, che per esempio, eh, il modo di selezione è ancora basato sul total number of publications, total number of citations, h index e i paper rappresentativi. No? Quindi, diciamo, ora l'ho detto come inciso, ma insomma per darvi un'idea, perché a volte talvolta non tutti sono così aperti al cambiamento. Qui ho una slide di riassunto, eh, ma insomma serve per introdurre il prossimo. So, ricordarvi che è, è excellence è l'unico criterio che viene, diciamo, stipulato per fare la valutazione delle proposte e dei ricercatori che sottomettono all'IRC, per quanto riguarda la valutazione, eh, però diciamo, va detto che l'ERC da sempre si eh, appoggia a quello che è la valutazione peer review che viene, insomma, e in questo è, è stato sempre abbastanza all'avanguardia. Quindi c'è un processo di selezione che è appunto basato sulla valutazione fatta da peer, da, da scienziati del, diciamo, di alto calibro. E anche, eh, diciamo, un modo di, di, di valutazione che tiene conto di, ehm, diciamo, non soltanto delle pubblicazioni, ma anche per esempio, dello, 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 come si dice, del, del del livello al, della carriera in cui uno è, per cui ci sono. Eh, diciamo chi è all'inizio compete soltanto con ricercatori che sono all'inizio, chi è lo stesso, eccetera. Ora non so se andare nel dettaglio di questo. Quello che invece, per quanto riguarda Open Science, quello che è diverso nell'ERC rispetto a Horizon Europe è che. Allora, intanto non c'è la parte di implementation c'è soltanto la parte di excellence. E anche all'interno della parte di excellence, mentre sotto Horizon Europe si richiede di descrivere le Open Science Practices, per un, quanto riguarda la proposta per unirsi, non c'è nessuna esplicita richiesta di eh, descrivere le pratiche. Open Science. Diciamo la, la risposta è che quando queste sono importanti, eh, naturalmente non vanno omesse, vanno scritte e quindi sono automaticamente considerate parte dell'excellence richiesta a un ricercatore per vincere un grant IRC. E perché è possibile questo? Perché è possibile che questo criterio di valutazione sia diverso. Dall'ERC rispetto al uh, Framework Program Horizon Europe è perché appunto l'ERC si riserva questo diritto a in qualche modo mantenere una certa autonomia e, e diciamo, cerca sempre di, in qualche, insomma, di, di difendere questa peculiarità. Però cosa ha fatto l'IRC? È vero che a differenza della Commissione europea che ancora ufficialmente non ha, ha firmato, l'IRC ha firmato la Dora Declaration che conoscerete sicuramente tutti, Declaration on Research Assessment, eh, diciamo eh, esplicita diversi punti. Eh, Importanti da tenere in considerazione quando uno eh, fa una valutazione di un ricercatore della ricerca, e in modo particolare suggerisce di non utilizzare metriche basate sulle riviste, per esempio, menziona il journal impact factor come sur misura surrogata per la qualità della ricerca individuale. E allo stesso modo chiede che, sia, che le procedure di valutazione siano trasparenti, quindi si, sia, si sappia benissimo, eh, esplici, vengono esplicitate in che modo eh, si viene eh, valutati, quindi quali sono i criteri utilizzati. E si chiede anche di, di tenere in considerazione e esplicitare che il contenuto di un articolo è molto più importante delle metriche o della, del prestigio della, della rivista su cui si pubblica. E alt eh, diciamo, un altro punto è considerare il, il valore e l'impatto di tutti gli output della ricerca, quindi per esempio anche i dataset e il software non soltanto le pubblicazioni e quindi considerare una serie di, di misure eventualmente e sempre insomma, in modo responsabile. Avendo firmato quest'anno l'ERC eh, la dichiarazione, Edora ha apportato delle modifiche al Work Program 2022. Diciamo, l'IRC sostiene che in realtà ci fosse già un allineamento molto, insomma, molto vicino con, tra il Work Program in modo di valutazione delle proposte IRC e i principi di Dora. E quindi sono state apportate solo delle piccole, dei piccoli cambiamenti al testo del Work Program 2022. E... Sono, gli gli applicant sono invitati a includere nel track record tutti i, gli achievement, Che sono considerati rilevanti, e eh, a non utilizzare il journaling factor. Allora vi faccio vedere, però in realtà questi sono uno dei qui c'è scritto any other scientific achievement deemed relevant c'è questa, questa locuzione e il il fatto i journal impact factor sono band è in una piccola nota che però è, è importante è lo stesso modo nel track record in una nota viene inserito che è, si può inserire una piccola parte narrativa che descrive l'importanza scientifica delle, degli output della ricerca e il ruolo che il principal investigator ha rivestito nella produzione di questi output eh, quindi c'è questo reminder che uno può essere utilizzato in una short eh, narrative, e mentre invece i preprint erano già menzionati nel work cioè il fatto che si possono introdurre nel track record non soltanto pubblicazione ma anche preprint, quindi prima della pubblicazione, sono già accettati dal 2019 e infatti si vede qui dove sono, dove sono inclusi. Eh, allora, scusate, allora l'idea è che eh, questi elementi narrativi sono introdotti perché appunto il eh, Principal Investigator possa spiegare meglio qual è il ruolo che ha avuto nella produzione di queste pubblicazioni che vengono eh, listate e anche la, la rilevanza. In Rispetto al progetto che viene eh, sottomesso per la valutazione. Ma almeno nell'immediato futuro non si prevede di andare molto più avanti in direzione di un narrative CV. Anche in questo caso, diciamo, il, si ritiene di aver già fatto a sufficienza in questa direzione. Ora c'è l'ultima parte che riguarda diciamo, le pratiche. Una volta che uno il Grant l'ha vinto, il, il, appunto, il progetto Horizon Europe l'ha vinto, e in questo caso eh, diciamo c'è una quasi totale sovrapposizione tra eh, quello che viene richiesto per gli altri grant e l'ERC. Quindi io non so se andare nel dettaglio, perché probabilmente lo sapete già molto bene altrimenti me lo farete sapere <ride> quindi si può rivedere l'unica cosa eh, diciamo in cui differiscono è questa diciamo quando ci sono le additional practices quindi eh, quando diciamo appunto quindi non ci sono sono identical provision identiche che nel resto di Horizon Europe non ci sono differenze nell'interpretazione, ci sono soltanto queste, alcune delle conditional provision, che sono parte delle additional open science practices, che, sono a, che vengono applicate quando la, le call condition le impongono, sono, non sono state, diciamo, inserite nel Work Program 21-22 e queste sono additional obbligazioni diciamo, eh, addizionali che riguardano la validazione delle pubblicazioni scientifiche e obbligazioni addizionate nel caso di una em, public emergency che invece sono state introdotte nel resto di, di Horizon Europe per eventualmente ci fosse un'altra pandemia, speriamo di no, o comunque altre situazioni di emergenza per avere uno strumento per appunto spingere ehm, la condivisione dei dati come vedete quello eh, appunto quando si dice le open science practices in realtà se abbiamo parlato di open access and fed data and software non c'è niente riguardo al, al public engagement eh, nella e neppure nel appunto diciamo così le, le recognition and rewards sono soltanto eh, diciamo così side effect per il momento. Eh, diciamo, uno, allora, altra cosa che fa che ha fatto l'ERC e a cui eh, diciamo stiamo anche eh, ma in qualche modo sta contribuendo è quel dire eh, sì, ci sono tante richieste da parte del, della commissione anche da parte dell'ERC per quanto riguarda il depositare i dati e le pubblicazioni in certi eh, repositories allora cerchiamo di fornire degli strumenti per, eh, che facilitino eh, i, chi, chi ha il grant a complier a a, a, a come se non lo so, a, 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 a aderire a queste regole. Insomma, e quindi ci sono delle raccomandazioni, ci sono dei documenti che potete trovare sul sito dell'IRC, per esempio, ci sono delle pagine relative all'open science che sono state recentemente aggiornate. C'è questo documento che si chiama Open Research Data and Data Management Plans, che, che ora qui c'è scritto la versione. L'ultima versione è dell'agosto 2021, ma ce n'è una in preparazione che verrà caricata sul sito molto velocemente. E poi ci sono appunto le entry RC nella Dora Research Library e fra poco forse saremo in grado di anche di avere un documento ancora più completo per quanto riguarda le, i repositories che sono che permettono appunto ai grant di soddisfare tutte le condizioni dalle loro, loro imposte e qui è finita la mia presentazione se avete domande sull'implementazione specifica in realtà è meglio mandarli a questo indirizzo qui perché appunto come dicevo all'inizio io sono nell'unità di supporto al consiglio scientifico e non mi occupo di, eh, dei grant singoli quindi se ci sono domande specifiche su ma è meglio far così o far cos'ha e diciamo di, di, di molto implementative e molto operazionale. Io non sono una persona adatta a rispondere, cioè ci posso provare. Ma probabilmente se scrivete a questo indirizzo è meglio. Ecco, questa finisce la mia presentazione. Io che eh, so, da chiudo, ecco, chiudete voi benissimo. Perfetto, grazie, grazie, grazie mille Anna per averci insomma, dato un po' il quadro di come si colloca appunto il uh, all'interno di Horizon Europe, anche rispetto ad altre uh, iniziative, delle cose che ci sono in corso. È stato molto interessante e sono arrivate già uh, diverse domande. Per cui uh, io ti pass insomma, passerei la parola uh, alle uh, persone che stanno seguendo e quindi che uh, ti pongono delle domande, perché secondo me ce le sono diverse. Sono... Ehm, interessanti. Allora, partiamo da quella più semplice, diciamo, eh, che è quella sul, mh, che vedo qui sul Mentimeter, che è eh, la eh, condivisione della presentazione. C'è qualcuno che è particolarmente interessato a vedere questa presentazione mm. e quindi eh, io direi che le si trovano nella, nel, nella sezione dedicata all'Open Science Café di, del sito dei CDI che abbiamo visto prima, eh, dove si mh, insomma poi vengono raccolte tutte le, eh, tutte le informazioni sui caffè che si sono, sono svolte qui che eh, sono in, programma, in programmazione quindi si troveranno eh, lì i materiali eh, Emma mi correggerà se sbaglio sì, sì, anche le registrazioni se volete vedere eh, i video delle, mh, delle puntate passate li trovate tutti, tutti su, su quello su GarTV, TV su insomma eh, il canale YouTube del GAR rimangono comunque sì. Per quanto riguarda ore, io sono andata molto velocemente. Ora, naturalmente, cioè, diciamo, chi ha un grant ehm, IRC può pubblicare su ore. Non c'è una, diciamo, mentre invece la, mentre la commissione spinge abbastanza perché la pubblicazione sia fatta lì. Anche in questo caso l'ERC è più conservativo e probabilmente non sentirete mai nessuno dell'ERC che vi dice: "dovete, è meglio se pubblicate solo. Mm. Però questo, sempre per, per queste, diciamo. Eh... Atteggiamento un po' conservativo, un po' prudente, sì. diciamo. Sì, che hanno, Ma non so però che non è, cioè, è, è consentito. Comunque è assolutamente consentito, essere. e anzi, consente di soddisfare tutte le richieste in un colpo solo. se, te se lo mettete lì. Perfetto. Anzi, allora, ad esempio, Thomas Susi dice spesso che. Eh, in realtà l'IRC dovrebbe incoraggiare non soltanto alla pubblicazione ma anche i granti IRC a fare il peer review di quello, delle pubblicazioni che sono lì perché in questo modo accrescerebbe il prestigio di questa certo. di, diciamo, pi piattaforma. Però anche in questo caso aspettano un attimo. Certo. Sono un pochino no, più prudenti in generale, no? Cioè sì, vedono quello esatto. che sta succedendo e prima di aderire a qualcosa o meno vogliono prima vedere come esatto, esatto. gli sviluppi, insomma, della. Sì. Non della sono, diciamo, non sono il motore, ma un po' a però diciamo, in alcune, in alcune, per alcune cose sono in realtà avanti da, e da, da un po'. Ecco. Mm. Certo. Va bene, allora esaurita questa cosa che era un po' eh, di servizio, eh, eh, diciamo così, eh, possiamo passare mh, alle domande che eh, sono un po' più direttamente rivolte a te. Eh. Allora, eh, il supporto di ERC Executive Agency è anche diretto ai borsisti ERC o solo al consiglio scientifico? Chi supporta direttamente i ricercatori? Allora, non ho fatto vedere com'è strutturata. Il... Cioè, ma c'è un'unica unità che supporta il consiglio scientifico che è l'unità dove sono io tutto il resto supporta il processo di valutazione e i ricercatori cioè ogni diciamo, non è proprio un, una borsa l'ERC non so come si traduce un grant comunque è una insomma, sono grant piuttosto importanti no? da un milione e mezzo a due milioni e mezzo per per pi per ricercatore non so se si può diciamo borsista, forse è con no. comunque può darsi di sbaglio. E, quindi tutto il resto dell'agenzia in realtà serve di supporto sia al processo di valutazione delle proposte, quindi diciamo dei, dei ricercatori in questo senso qui, sia al supporto dei progetti una volta che uno ha ottenuto il grant nel, appunto per il proseguo del, dell'attività. Quindi in realtà sì, certo, la... L'agenzia supporta i ricercatori per la maggior parte, soltanto la, la mia unità, che siamo 20 persone, supporta il consiglio scientifico. Ok, chiaro va bene. Allora, l'altra la, domanda è in che cosa uh, consiste esattamente la parte narrativa del track record? Esistono degli esempi, uh, grazie, forse c'è un'altra. Uh, domanda, sì, quella è più relativa sul, al narrative uh, CV, uh, mm. te la leggo insieme e poi insomma, vedi tu come uh, rispondere se insomma, tenerle insieme o no, uh, grazie per la presentazione interessante, ci sono dei modelli di valutazione basati sul narrative CV a uh, IRC, a cui IRC si è ispirato, IRC fornisce dei template, questa credo sia una domanda a cui <ride> molti sono interessati. Eh sì, no, in realtà la risposta è no, nel senso non ci sono template e, e, e come dicevo prima. C'è una short narrative perché tutto deve rientrare poi nel conto delle pagine complessive non può superare quella, per cui eh, in realtà viene, diciamo, consentito di fare una piccola parte e quello, come dicevo prima, quello che si richiede che venga scritto non è a, a proposito di se stessi, io sono bravissima, eccetera, eccetera, ma dire eh, qual è il ruolo che io ho avuto nella produzione di queste. Di queste pubblicazioni, e qual è diciamo, perché queste pubblicazioni sono importanti in relazione al progetto che vi sto presentando. Questi sono i temi che vanno, che vanno, come si dice, address, che, che vanno insomma, che, che a cui bisogna fare a rispondere, diciamo così eh, nel narrative. CV e, Stiamo seguendo come diciamo agenzia, appunto, come altri. Altri sistemi di valutazione invece sono basati più sul narrative CV e anche in quel caso comunque va detto che c'è una grossa discussione se presentare degli, degli esempi o dei template oppure no perché altrimenti si rischia di cadere dalla padella della brace praticamente uno copia e incolla e alla fine non c'è, diciamo, non c'è veramente una... Un modo di distinguere uno dall'altro, perché appunto poi diventano tutti simili i, i curriculum, e allora siamo punti a capo. E quindi anche, diciamo, in altre, per esempio, UKRAI c'è cioè questo, sta. Facendo queste, diciamo, adesso ci sono anche, credo, disponibili online degli strumenti. che loro chiamano prodotti. Di, dopo un processo durato mesi, in cui appunto hanno discusso insieme ad altri enti finanziatori come, come diciamo, quali tipi di, di modelli di narrative CV, eccetera, si dovevano adottare. E questa è un po' la, la conclusione. Probabilmente non, non c'è al momento e non ci saranno delle template. Okay. È proprio che ognuno deve avere l'opportunità di enfatizzare di sottolineare quali sono le cose importanti certo, Ma certo. non c'è no, uno, uno standard. capisco questo come dire mantenere l'equilibrio tra uh, l'esigenza delle persone di avere un modello da seguire e il fatto che effettivamente poi questo modello può diventare una gabbia se un po' è comunque una cosa che diventa copia e incolla, perché poi l'altra cosa è: allora, se, se quello che voglio dire io non è presente in nessuno dei punti, allora non è rilevante uno rischia esatto. anche di avere sì, questo un tipo di... Lastre, in certo senso, o di eh. limitare la, la propria originalità in quella, in quella. Sì, cioè, oppure appunto, insomma, e quindi dov dovunque metti un template, poi diventa quello il modello, niente fuori, e, e bisogna anche, allora dice, se io non ho fatto questa cosa qui, allora non va bene nemmeno questo, invece, no, cioè, questo anche dovrebbe essere evitato, no? Non c'è una lista, devi fare... Etic Check a tutti i punti, ecco, quindi ecco. Il, il, il template purtroppo, poi naturalmente l'idea è che chi applica e usa questo tipo di, di formato si confronti con i rispettivi uffici, con colleghi che l'hanno già fatto, lo faccia leggere eccetera per vedere se... Se funziona, se è interessante, insomma, se, se dà le informazioni che deve dare, però, certo. non credo ci sarà mai un tempo. Come non credo che l'ERC diciamo, al momento non, non, viene, non viene messo in agenda diciamo, di cambiare di uh, espandere la sezione sul narrative, del narrative. Come dicevo prima, per adesso questo è. Allora. Ma esatto. questo comunque è un po' in linea anche con, eh, con il resto della, della domanda, alla fine, cioè IRC è sempre stato visto, almeno dai ricercatori, come quell'ente che finanzia indipendentemente da come viene strutturato o no in qualche modo il progetto, mentre è molto più importante mm. forse in altre tipologie di finanziamenti seguire esattamente il template, inserire tutti gli elementi, è sempre un po' stato visto come quello che ti permetteva di spaziare un pochino di più, no? È meno fosse sì, sì, sì. diciamo, dentro sì, 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 sì. ad cioè, un template esatto, predefinito. Prima c'era un template, diciamo, prima non c'era nessun template, poi è stato introdotto eh, è stata tolta la parte narrativa che prima in realtà io non c'ero, ovviamente, però insomma, me ho raccontato. Che qualche anno fa c'era in realtà una sezione in cui veniva chiesto al, al proponente di descrivere le sue leading capabilities, uh -huh. e, e questi era un'occasione per alcuni per così eh, incensarsi oltre misura e quindi è stato tolto anche perché anche su richiesta in realtà della committee del gender diciamo per, per eliminare eventuali gender bias perché in realtà diciamo questo è, in qualche modo era spesso utilizzato dagli uomini piuttosto che dalle, don cioè non dalle donne e quindi si creava un, un disequilibrio diciamo e quindi è stata tolta questa sezione e anche questo è un motivo per cui non è che proprio sono tutti d'accordo nel reinserire questa parte narrativa, perché diceva come l'abbiamo tolta, perché non funzionava, perché introduceva dei bias, la vogliamo rimettere, anche se naturalmente poi non è che fosse la parte narrativa, era il contenuto della parte narrativa che introduceva dei bias, perché se mi chiedi di dire quanto sono bravo. Diciamo, mentre invece, se mi chiedi di spiegare perché ho fatto una cosa piuttosto che un'altra, perché, diciamo, non ho prodotto in questo anno piuttosto che quest'altro, questo è un altro. Certo. Il contenuto, insomma, e eh, non certo. il mezzo, <ride> che si usava, certo, certo, interessante. Allora, mi sembra di capire che a differenza di Horizon Europe, l'open science in fase di valutazione abbia meno peso. Qual è la motivazione a base di questa scelta? Ecco, un po' forse l'abbiamo commentato, non so se ci vuoi tornare un pochino più. Sì, uh, no, nel... lo stavo cercando di dire prima, cioè open science. Allora, l'ERC in realtà, è come nel resto del, del Horizon Europe, adesso è primo Horizon 2020, eccetera, si è, è sempre favorito. Diciamo così, le pratiche open science. Però, nel, eh, in questo frangente eh, in cui adesso ha ritenuto di eh, lasciare la parte di, di excellence veramente più aperta, senza in qualche modo eh, introdurre degli obblighi, di, né, cioè su cosa doveva esserci in questa parte di excellence, l'ha lasciata completamente aperta. E quindi, eh, diciamo, la, la, la posizione dell'ERC è non chiediamo a nessuno di esplicitare queste pratiche, ma ci aspettiamo che quando queste pratiche siano parte dell'excellence, veramente perché nel, nel settore, perché nel progetto, eccetera, sono fondamentali, vengano incluse e in questo caso verranno valutate positivamente. Certo, sì, secondo me passa un pochino il fatto che non ci sono, invece non è esattamente non ci sono, ci sono no, appunto. In un Però modo. si viene, diciamo, l'ERSI è sempre molto restio a mettere degli obblighi uh -huh. a, a, diciamo, uh -huh. e perché appunto predil predilige la libertà, lasciare libertà ai PI di esprimere tutta la loro excellence. Chiaro, chiaro, e questo rientra un po' in quello che diceva Emma nella impostazione dell'ente, diciamo così. Va bene. Allora, un'altra domanda è qui sotto, nascosta, ma c'è? Allora, in Italia se pubblichi in uh, Open Research Europe non viene riconosciuta come pubblicazione su rivista, poiché non è censita tra le riviste Moore e Ampour. Eh, ciò penalizza le pubblicazioni su tale piattaforma. Avete dei suggerimenti? Allora, forse... Eh, ma... sì, perché appunto... Allora, sì. È. <ride> sì, allora, mh, rispetto al censimento eh, su Anvur eh, ci stiamo lavorando, ve l'avevamo già detto un po' di tempo fa, poi insomma eh, la cosa sta andando avanti, non è così semplice e immediato, però ehm, appunto ci stiamo, ci stiamo lavorando ora. Ehm, lo sto seguendo io questo, eh, questo processo perché la persona che se ne occupava prima ha cambiato lavoro quindi c'è stato anche un po' di ritardo dovuto al, eh, al passaggio di consegne eh, e eh, quindi insomma si spera che a breve questa, eh, questa piattaforma sia inserita anche fra, eh, fra le riviste eh, Anvor devo dire che ehm, eh, il, anche il ministero sta guardando a questa eh, piattaforma di, eh, di pubblicazione come con un certo riguardo diciamo eh, anche se l'atteggiamento è molto simile a quello di IRC rispetto a queste novità in questo momento il, il ministero dell'università e della ricerca italiana è eh, diciamo un osservatore attento rispetto a quello che che sta, eh, sta accadendo eh, sicuramente Scusate, mi viene da dire che se avete pubblicato oppure se avete partecipato a una eh, peer review in Ori eh, e questa è rilevante per, per IRC, io non vedo motivi per non, eh, non elencarla fra eh, i vostri achievement se volete partecipare a, ad un bando perché come diceva Anna prima dovete eh, inserire tutto quello che... È rilevante che considerate importante ed impatto per, eh, per il progetto che state presentando. Va bene, allora un'altra domanda che è arrivata sempre qui su uh, Mentimeter. Grazie per la presentazione, è Inter interessante capire le differenze rispetto a Horizon Europe. IRC offre supporto specifico su Open Science ai suoi grantees. Per gli starting grant è difficile approcciare le pratiche Open Science anche data la natura dei progetti IRC che non, non sono... Ah, vabbè che non la natura Vabbè. dei progetti ERC. Vabbè, tanto, eh, era, tanto di sì. senso compiuto anche senza la subordinata. Eh, sì, sì, sì. sì. Allora, cosa si intende per supporto specifico su Open Science? Come dicevo prima, per esempio, per la... trovare il repository dove mettere le pubblicazioni e i dati, ci stiamo lavorando. C'è già un primo documento, un infodocument che potete scaricare dal sito. E poi ci stiamo lavorando, a a, 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 Emma lo sa benissimo. A produrre un documento che effettivamente, diciamo per ogni tipo di pubblicazione, per ogni tipo di eh, collezione di dati, eccetera, ci sa cioè, sarà possibile vedere dove, dove si può depositare e, e in questo modo soddisfare tutte le richieste. Questo è un e poi, appunto, non so che altro tipo di, di supporto uno si possa aspettare. Forse eh, perché nelle pass anche in, in H2020 c'era il supporto che, era, che veniva dato da Open Air, e dai ah, National sì. Open Access Desk eh, per Horizon Europe. Insomma, sì. si può sempre ricordare. Questo sì, non è l'IRC in modo specifico, però mm. certo uno può trovare supporto altrove. Certo. Sì. Oppure, se uno ha già il grant, può scrivere a quell'indirizzo che dicevo prima. C'è una mailbox dedicata e uno può trovare, cioè, viene messo in contatto o scrive al suo PO, al suo project office, scientific office. Oppure scrive alla mailbox e gli viene data risposta. Se uno ha delle domande specifiche, non so cosa fare questo, in questo caso, in quest'altro, come devo fare il data management plan, non so. Queste cose vip, si sì. possono immaginare, sì. sì. sim Uh, sì, devo dire appunto che uh, come massa dell'esperienza dell di, di Noad, le, i dubbi sono tanti, sono molto sì. disparati e poi le persone hanno bisogno eh, di questo supporto. Tante volte, proprio uh, per esempio, hanno difficoltà a fare il matching tra le polisi editoriali e quello che gli viene richiesto uh, mm. dall'ente finanziatore. Uh, questo capitava, per esempio, molto spesso. Quindi, capisco eh, che c'è questa. Ecco, io situazione. credo che, per esempio, come sapete, che adesso su Horizon. Europe, cioè non è che uno uh, ha l'embargo period può pubblicare da una parte e poi andare a vedere come si fa è come sì, me... in condizione dall'inizio cioè prima sì. di decidere dove pubblicare devi guardare se questo giornale ti consente mm. di essere compliant con le richieste oppure no? Per cui, perché ora siamo andati velocemente perché naturalmente sapete già tutto. Però, appunto, nel giorno stesso della pubblicazione deve essere depositata in un repository a, a accesso aperto. Quindi vi dovete avere i diritti, cioè diciamo, dovete poterlo fare perché se nel frattempo avete ceduto i diritti a qualche giornale non lo potete fare, siete nei guai e altri, allo stesso modo non potete. Cioè, se pubblicate su, potete pubblicare dovunque, però appunto dovete aprire subito il giorno stesso la pubblicazione e le fee sono rimborsate soltanto se la rivista dove avete pubblicato è full open access, se no niente, non vengono rimborsate. Quindi prima di vedere dove posso pubblicare è veramente importante vedere se la rivista dove volete pubblicare consente... E questo non è un caso, eh. cioè, la Commissione lo fa perché vuole spingere fortemente in questa direzione, vuole depotenziare, se uno vuole, la, eh, certe venue, certe riviste mm. che si ritiene negli anni abbiano eh, siano, insomma, troppo potere, eh, e potere appunto di, di publish o perish, <ride> o pubblici o muori e questo non si ritiene sia una cosa diciamo questa è la commissione non è detto l'ERC eh, sto parlando eh, e quindi si cerca di scardinare un po' questo sistema come dicevo prima agendo su due livelli uno su research assessment e, e l'altro dicendo vabbè non è necessario pubblicare su queste riviste qui anzi non potete se non volete essere finanziati dai fondi certo. pubblici essenzialmente Certo, ti ringrazio per averlo ricordato perché okay, nella presentazione l'abbiamo visto velocemente, però è bene insomma, ritornarci perché secondo me appunto nel passaggio... Eh, da H2020 a Horizon Europe mh, ho paura che mh, insomma, ci si confonda, ci si possa confondere, quella è una cosa mm -hmm. mh, molto, molto delicata e eh. quindi va bene ripeterlo finché appunto non sarà ben assimilato. Quindi grazie. Sì. Purtroppo non ci sono molti grandi ERC in Italia, molto, però spero ci siano più grandi, diciamo questo non vale solo per l'ERC, vale per tutto Horizon Europe. Spero che ce siano tanti invece benefici di Horizon Europe e in futuro anche tanti benefici di ERC. Io me lo Speriamo. auguro veramente. Allora, un'altra domanda che è arrivata però, è arrivata eh, in precedenza, credo, sulla piattaforma, è una domanda molto specifica, quindi eh, insomma ditemi voi. Nei progetti ERC eh, qual è il costo più ragionevole eh, da preventivare per una monografia d'accesso aperto in case editrici come Rutledge o Cambridge un costo di 12.000 euro è verosimile? Uh, non, è, non è facile. Mh. Rispondere a questa domanda eh, mi viene da dire che se io fossi un, uh, un uh, se volessi partecipare a IRC farei insomma un po' di uh, un, un sondaggio fra chi ha già pubblicato oppure uh, un, farmi fare un, una quotazione ecco su un preventivo su quanto può costare uh, e starei attento uh, ai costi sia uh, della, delle monografie che sicuramente sono importanti in certi settori, poi sappiamo che grande IRC. Ehm... Coprono anche un periodo di tempo piuttosto lungo, no? Quando si parla di, eh, di starting grant, sono comunque cinque anni che rispetto già ai progetti, eh, ai progetti europei presuppongono un lavoro e anche un numero di, eh, di risultati maggiore, no? Perché chiaramente Invece si copre. Esatto. Sì, esatto. Quindi io farei un po' eh, quello che, che di solito consigliamo di fare, cioè avere un'idea eh, e eh, soprattutto anche considerare che ci possono essere dei costi di pubblicazione. Anche anche per eh, soddisfare i requisiti open access quindi eventuali APC in in, in giornali di tipo gold eh, valutare se la propria istituzione per esempio o l'istituzione dove si vuole andare a, ehm, a condurre la ricerca IRC ha firmato degli accordi trasformativi se ci sono dei fondi istituzionali cioè vanno un po' valutate tutte queste queste cose sicuramente eh, la biblioteca della vostra istituzione vi può aiutare e vi può fornire supporto per eh, capire quali sono questi costi eh, quindi eh, è un punto delicato che, che va messo a budget anche perché se poi non lo mettete esatto. eh, dopo eh, diventa difficile coprire questi costi bisogna spostare da altre voci di budget insomma è sempre meglio essere esaustivi già all'inizio sì, secondo me è un ottimo suggerimento quello di metterla a budget prima, pensateci sì. prima anche in fase di, pro di proposta e, e cioè, informatevi su quelli che sono dei costi ragionevoli e, e metteteli a budget. Mm. Sì. E e questo... Naturalmente le pubblicazioni devono essere full open access, come si ha budget. Non per e poi dimostra anche sicuramente una buona <ride> capacità di, di gestione no? delle risorse, quello di sì, anche sì, sì. avere un occhio per questi aspetti che non sono eh, del tutto secondari. Esatto, sì, sì, esatto. Sì, sì. però sono fondamentali sì, sì, per condurla a me, sono d'accordo. Certo, nel frattempo uh, la persona che faceva la domanda prima sottolineava, volevo dire che la natura dei progetti ERSI sì, non sono progetti con ampi consorzi. Ah, no. ok. Ah, sono zero con consorzi. Eh, cioè, esatto. No. Eh, è individuale. Sì, sì, sì sicuramente è questo è vero, cioè, nei progetti Horizon Europe, dove ci sono dei consorzi con un certo numero di partecipanti, è più facile magari trovare quel partner che ha delle. Eh, 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 delle competenze specifiche anche in, in materia di, eh, di open science, di gestione dei dati, quindi sicuramente eh, per chi invece affronta un progetto di questo tipo, fra virgolette da solo, nel senso che non ha altri partner, eh, è essenziale anche un supporto eh, sia dalla propria istituzione ma anche dall'agenzia che, che finanzia la ricerca, no? quindi sicuramente sì. Mm. Anche in questo forse è il caso di ricordare che anche i costi di, ehm, di gestione, non Anna correggimi se sbaglio, ma di gestione dei, ehm, dei dati e degli altri risultati sono comunque coperti dalla, eh, dal grant, quindi anche qui come per le pubblicazioni è bene eh, fare una progettazione accurata per capire se poi magari che ne so è necessario ehm, che ci sia una figura di riferimento dentro all'istituzione per il progetto che si occupi della gestione dei dati se è necessaria magari una formazione per il PI assolutamente eh, sì, eh. Sì, sì, non tralasciare questi aspetti perché appunto sono importanti e sono anche ben valutati eh, sia sotto Horizon Europe che eventualmente sotto un grantier sì perché appunto danno Contezza, che uno sa che cosa sta andando a fare e che cosa, cosa viene richiesto. Esatto. Che non è improvvisa, diciamo. Eh sì. forse. Eh sì. Va bene, io non vedo altre domande, per cui piano piano mi avvierei insomma alla conclusione della chiacchierata di oggi. Non so se magari Emma vuole aggiungere qualcosa, anche tu Anna, se ti viene in mente qualcosa che possiamo uh, così... Uh, Commentare o dire eh, in chiusura? Eh, vedo io prima, insomma, avevo visto che c'erano due domande su Per Research Europe, ma secondo me le, le hai uh, risposte insieme perché poi l'altra non te l'ho letta perché ci chiedevano come vengono valutati i contributi in no, per Research Europe. Ah, mm. Se sì, ne abbiamo parlato. Sì, sì. Esatto. Eh, per cui, niente, sono le tre in punto e io vi ringrazio molto, ringrazio chi ci ha seguito e vi do appuntamento mm, al 5 di maggio. Grazie. Sì, grazie mille. Grazie. Portazioni. Grazie Anna sì, sì. per essere stata sì, sì. con noi sì, sì. oggi. Molto piacere.